ありがとう。さよなら。エリサのこと好き。この男殺す。ソードアートオンライン。メモリーデフラグ。Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight e siamo qui con questo nuovo update con Alice versione Summer. Eccoci qui quindi con un nuovo personaggio, sempre lei ormai, l'eroina della terza barra quarta barra quinta stagione, vestita versione estiva con questo grembiule tipo, però guarda veramente ci vuole, fa un caldo esagerato. Quindi veramente fa bene vestirsi così, perché io mi sto letteralmente squagliando. Comunque andiamo a vedere subito questa nuova Alice e poi dopo andiamo a fare la guild ranking. Ah, vediamo un attimo, ha 4.334 di attacco, quindi leggermente sotto l'attacco quasi standard di 4.400. Però la posa è bellissima, guarda come si mette così. Ma troppo bella così con sta posa. E che dire, comunque il punto di forza di questa Alice è il fatto che fa recuperare MP a tutto il team Oli. Quindi davvero utile per il team Oli. Mushin Senzu... Oh mio Dio, ma c'ha 150. Com'è che costa così cara? È la miseria, a meno che non tira, non so, una bomba atomica su sto poveraccio. 150. Vabbè, vediamola. Mushin Senzu Senkuzan. Ok, quindi recupera 30 MP sia lei che tutto il team Oli. Quindi effettivamente se facciamo i conti costa 150, però con l'arma che riduce il 10% andrebbe a 135, meno 30 che recupera da sola costerebbe 105. Il che però è comunque in netto svantaggio rispetto ai nuovi personaggi che usano soltanto 90 con l'SS3. Quindi non lo so. Mi sembra tutto questo granché. Poi adesso la vedete in combo con Selka. Quindi comunque va dietro al mostro e colpisce. Fa 15 hit Alice, quindi tenetelo ben presente. E ha MP Link, quindi è un buon MP Link. Però la cosa che costa 150 la skill mi fa un po' storcere il naso, perché anche riducendo tutto al minimo, quindi considerando che alla fine paga 105, non ce la fa a tirare 4S3. Almeno non sicuramente col titolo Oli 10%. Quindi non lo so, è un po' così, un po' una fregatura. Boom. Però mi piace comunque lo stile, che va dietro al mostro e rimane anche abbastanza vicino, così può continuare a colpire. Va bene. Quindi che dire, questa nuova Alice cioè sembrava troppo forte dal... così dalla copertina, no? Perché dici, caspita, recupera MP a tutto il team Oli. Però dopo quando uno la va a provare, quando vede 150 di SS3, subito inizia così a soffrire. Secondo me può essere davvero comoda magari per la guild ranking, perché essendo che siete tanti lì in mezzo e magari in più di uno ce l'avete, recuperate a stecca 30 MP sia voi che il vostro compagno nella ranking, quindi... A livello di gilda magari può tornare comodo a livello globale, quindi mettete lì, fate una schiera di Alice che recuperano MP a tutti quanti. Che dire, andiamo a vedere quindi la guild ranking. Come sapete io gioco nella versione giapponese del gioco, quindi sono prettamente un solo player, faccio tutto in solitaria e ovviamente la cosa più importante per un player in solitaria, quando escono questi eventi di gilda, non è tantissimo il piazzamento, perché ovviamente non posso fare i mega piazzamenti, però ovviamente è andare a prendere le ricompense, quindi abbiamo le ricompense del multiscore e le ricompense individuali. Per quanto riguarda le ricompense individuali sono abbastanza facili, sono 7 milioni e mezzo, quindi sono abbastanza ridicole, niente di che. Mentre invece le ricompense del multiscore sono comunque un po' alte, perché diciamo si suppone che dovete farle in compagnia, quindi in multi appunto. La ricompensa più grande è 15 milioni, quindi... dovete comunque già un pochino lavorarci sopra. Però che dire, ora vi faccio vedere una run veloce fatta con ovviamente Solus e Stacia, le mie punte di diamante per il team Oli, e vi faccio vedere che è più semplice di quello che può sembrare, anche perché insomma usare Solus e Stacia è come usare i top player del team Oli. Eccoci qui con l'uccellaccio cattivo. Può sembrare molto fastidioso, ma vi assicuro che non ha degli attacchi molto complessi, quindi andate bene.
Allora, abbiamo prima di tutto il Perry. Qui lancio 3 crossing, sia per non scaricarmi tutti gli MP, e sia perché dovete fare attenzione soprattutto a quale dei due personaggi deve terminare la crossing. Nel mio caso deve terminare sempre con Solus, così può sfruttare l'MP link di Stacia e ricaricare gli MP di entrambi. Ora attacca, voi potete semplicemente schivare di lato, dietro, come preferite. Io uso la S3 di Solus, così va dietro al mostro e schiva benissimo. Secondo Perry, qui ricaricate un po' di MP e poi lanciate una crossing 2. Sia per lo stesso discorso di prima, che le crossing devono terminare con Solus, e sia perché molto spesso questo boss dopo la terza crossing comunque si leva il weak, quindi dovete fare anche attenzione a non caricarlo troppo. Qui schivo l'attacco d'area perché faccio schifo a saltare. Non lo prende, please, ok. Ok, Perry. Ricarichiamo sempre un po' di MP e poi crossing da 2. Perfetto, caricatelo di botte. E arriviamo adesso più o meno a un minuto che siamo al punto cruciale, perché il boss è arrivato praticamente all'ultima barra e questo è il momento di caricarlo di skill, perché quando finisce tutta la barra rimane in stato di weak per diversi secondi. Quindi lì è ovviamente consigliato caricarlo di tante crossing. Ovviamente recuperate sempre un po' di MP prima del bomba violenta, squarci di luce e squarci di terra tutte le parti. Ok. Qua letteralmente uso tutto, quindi sono 4 crossing più la SS3 singola di Solus, perché recupera un SS3 piena con gli MP recovery di Stacia. Ok. Fase finale. Siamo più di 400 hit e siamo praticamente già arrivati a 15 milioni. Quindi tutto quello che succede da adesso in poi è letteralmente irrilevante, perché tanto potete semplicemente fregarvene, il multiscore l'avete già preso. Andiamo un po' più avanti. Adesso dovrebbero uscire due uccellacci cattivi. Io metto Stacia perché faccio schifo a parare con l'arco questo qui. Allora, qui dovete fare non più di una crossing da 3, perché poi dopo il terzo weak ovviamente non riuscite più. Quindi io lancio una crossing da 2. Però qui letteralmente potete continuare come preferite, senza fare chissà che run perfetta. Ok, carichiamo pure un po'. Qui ovviamente nel caso giochiate almeno in 2 per Gilda viene molto più comodo, perché potete attaccare entrambi gli uccelli insieme. Io qui invece devo fare la faticaccia di ucciderne uno alla volta. Ok, mi stanno venendo bene i perri con l'arco su questo uccellino, meno male. Pensavo che andasse molto peggio, invece sta andando bene. Ok, al prossimo Perry questo uccellaccio muore. Vediamo se riesco a arrivare a 30 milioni, non lo so. Ci provo. Ok. Perry. Carichiamolo subito, non perdiamo troppo tempo. Anche perché adesso dovrebbe morire con 2S3. Piede bello che è morto. Ok, qui non rimane ovviamente stato di weak, ma muore. Quindi dovete pensare poi all'altro. Qua adesso devo riuscire a pararlo. Please, fatti parare. Vabbè che è finito il tempo. Quasi 30 milioni, 28 milioni e 6. Però vabbè, come vi ho detto qui, l'importante è che avete messo in cassaforte, ovviamente, il vostro multiscore da 15 milioni. Quindi che dire, questa era la run. Come vedete non è molto difficile, il boss alterna sempre momenti di attacco con il Perry e attacco senza Perry, quindi basta che timerate bene questa situazione. E poi buona fortuna a tutti voi che siete lì a fare punteggi su punteggi per la Gilda, per il piazzamento. Quindi mi raccomando, dateci dentro, anche perché molto spesso le ranking di Gilda sono anche molto agguerrite, la gente che si vuole strappare i capelli per arrivare nella top 100, top 50, insomma. Qua vi faccio vedere un po' come vanno i giapponesi il primo giorno e sono già abbastanza incattiviti, ve lo posso garantire. Sono, ecco qua, oltre i 700 milioni praticamente. Ormai si sono incattiviti proprio, ovviamente tutti con le R5 e con la nuova Alice. Io qui ovviamente vi faccio vedere anche i punteggi per il piazzamento,
Io qua già una top 1500 sarei più che contento, però voi potete puntare anche alla top 300, che non sarebbe davvero male. 50 memory defrag, soprattutto fanno molta gola. E che dire, quindi questo è tutto. Mi auguro per voi che siete riusciti a fare ovviamente il multiscore e ovviamente tutte le ricompense. Ci vediamo poi con il prossimo banner, che arriverà fra poco con la nuova ranking. E meno male che è finita la ranking a 6 oli, meno male. E che dire, per questo video è tutto, da Dark Knight è tutto. Ciao a tutti.